Crescono le movimentazioni di rifiuti in plastica tra paesi dell'UE e diminuiscono fino a dimezzarsi le esportazioni verso paesi terzi. Tutto questo mentre emergono nuove rotte, come quella verso la Turchia, e continuano a preoccupare i traffici illeciti e l'assenza di adeguate infrastrutture di trattamento nei paesi di destinazione. È il quadro che emerge da uno studio dell'European Environment Agency che ha provato a tracciare i flussi degli scambi commerciali dentro e fuori dai confini dell'UE. Tra 2014 e 2021, scrive l'agenzia, i volumi di rifiuti in plastica commercializzati tra stati membri all'interno dei confini dell'UE sono cresciuti per tutte le principali frazioni. I polimeri etilenici come il PET, vale a dire quelli a maggior valore aggiunto, sono ad esempio passati da poco più di 800.000 a oltre 1,2 milioni di tonnellate, rappresentando il 40% circa delle quantità scambiate. Se aumentano i trasferimenti tra paesi UE, l'evoluzione del commercio di rifiuti di plastica extra UE negli ultimi anni, scrive invece l'agenzia, è stata influenzata da significative restrizioni e cambiamenti di policy. Prima dalla messa al bando della Cina nel 2018, seguita nello stesso anno dallo stop dell'Indonesia e dalle misure adottate a cascata da altri paesi. Anche l'India nel 2019 ha interrotto le importazioni, mentre dal 2021 la Thailandia ha avviato una politica di progressiva riduzione del 20% l'anno fino al 2026. Malesia e Vietnam, a loro volta, hanno imposto regole più stringenti per i riciclatori locali. In più, le recenti modifiche alla Convenzione di Basilea in forza nell'UE da gennaio 2021 hanno definitivamente messo al bando le esportazioni verso paesi non OCSE di plastiche pericolose o difficili da riciclare, mentre le movimentazioni dirette verso paesi OCSE sono soggette a una nuova e più complessa procedura di notifica. Tant'è che il confronto tra gennaio 2014 e lo stesso mese del 2022 mostra un valore economico degli scambi fuori dall'UE praticamente dimezzato, passato da 80 a meno di 40 milioni di euro, a fronte di una contrazione nelle quantità movimentate da circa 230.000 ad appena 100.000 tonnellate. Parlare di una svolta sarebbe però decisamente prematuro. Molti paesi chiave di destinazione al di fuori dell'UE, chiarisce infatti l'agenzia, continuano a non essere dotati di infrastrutture adeguate per la gestione dei rifiuti e le maglie dei controlli sulle spedizioni sono tutt'altro che serrate, tanto che permangono fenomeni di traffico illecito. Le crescenti restrizioni alle spedizioni per il Far East e in generale per i paesi non OCSE hanno però visto emergere un nuovo canale commerciale, quello verso la Turchia, che dopo lo stop della Cina registrato un autentico boom delle importazioni, passate da meno di 100.000 tonnellate nel 2011 a 700.000 nel 2021. Il problema è che, insieme all'aumento delle importazioni, chiarisce l'agenzia, la Turchia ha visto anche un aumento delle attività criminali, fenomeni legati all'importazione illegale di plastiche pericolose o non riciclabili, nonché combustione e scarico illegale di rifiuti. Per questo nel 2021 il governo di Ankara era corso ai ripari disponendo lo stop, da luglio di quell'anno, alle importazioni di tutti i rifiuti in polietilene, ma lo stop è durato solo poche settimane, si legge nello studio, prima di essere abrogato a seguito delle pressioni dell'industria del riciclo. L'analisi dell'agenzia fornirà nuovi elementi per il negoziato sulla revisione del regolamento europeo sulle spedizioni di rifiuti. Nell'attesa di conoscere la posizione del Consiglio, l'Europarlamento ha approvato il giro di vite proposto dalla Commissione UE, chiedendo però in più lo stop all'export di rifiuti in plastica verso tutti i paesi non OCSE e un phase out delle esportazioni per i paesi OCSE. Secondo l'agenzia, però, un mercato europeo del riciclo ben funzionante, insieme a adeguate misure di prevenzione dei rifiuti, può dimostrarsi più efficace nel ridurre l'esportazione di rifiuti in plastica dall'UE rispetto alle sole restrizioni commerciali, che sono sempre difficili da monitorare e far rispettare.